Sono le 7 del mattino, siamo alla Valle dei Templi, sotto il Tempio della Concordia. È da poco terminato uno spettacolo evento scritto da Marco Savatteri. Marco, come nasce questo spettacolo? All'alba con gli dèi nasce da una idea, appunto, che è stata partorita circa un anno fa. Mi piaceva immaginare il sogno, quindi non la rappresentazione, la ricostruzione filologica del mondo greco classico, ma il sogno dei giovani, degli anziani, dei bambini che attraverso le storie, credute o meno, sulle divinità, immaginassero in valli e in posti straordinari come questi la discesa degli dèi e di personaggi tragici, mitologici, raccontati in tutta la letteratura e il patrimonio classico greco. E è stata una grandissima gioia per me rappresentare, grazie a Coop Cultura, al Parco Archeologico Valle dei Templi, questo spettacolo. Come vedete ci sono 40 performer alle mie spalle, tra cui Francesca Licari, Nicola Puleo e tanti altri, e soprattutto abbiamo una divinità vera e propria che non smette di essere Dio neanche quando si strucca e si sveste, ed è appunto il nostro grande maestro Alfio Antico, patrimonio dell'umanità. E bene, oggi quindi questo spettacolo l'onore. Avete una superstar, una l'intervista, superstar. L'emozione di suonare all'interno della Valle dei Templi? È molto magico, molto, molto forte, ti dà molto rispetto e educazione di rispettare certe cose, anche nel suono soprattutto. Conosciuto Marco, una persona, non perché davanti, è straordinario, perché è un pazzo, perché l'artista... O siamo pazzi o abbiamo una marcia in più. E questa è la marcia in più, poi per creare, sfruttare i momenti, cioè sfruttare l'atmosfera della natura, giocare con la luce del sole o la luce dell'alba quando tramonta il sole. E questo è bello, cioè, il tamburo è uno strumento, non è una chitarra classica, ma è uno strumento forse più antico della chitarra battente o del capicembalo. Per cui cioè, creare il suono, anche se l'umidità qua è a 3,60, avevo poco sensibilità di suono, però bisognava creare e seguire il collega che l'azione che fa. Questo è bello. E dico grazie a Marco e grazie a chi me l'ha fatto conoscere, che è a fratello Faro. E ancora dico grazie a Grigento. Prima che si trasformi in tramonto, vi inviteremo a fare colazione, ma prima permettetemi di ringraziare tutti voi pubblico per essere stati qui in questa splendida alba, in loro compagnia, in compagnia di questi personaggi mitici, tragici, eroici, soprattutto degli dèi dell'Olimpo che sono tornati questa volta, forse dopo 2600 anni, a farci compagnia. Devo ringraziare tutta l'organizzazione, Coop Cultura in primis. Thank you.